C'era grande attesa per questa tua partecipazione, insomma, con tre successi hai rispettato le attese. Sì, il meeting è uno dei meeting più importanti, soprattutto di tutta la Sicilia. Io sono contento di aver partecipato perché è anche un meeting che mi fa ricordare a 360 gradi Mirko, perché è organizzato in maniera splendida. E sono contento di averlo coronato con tre medaglie d'oro. Sudate sicuramente, però anche dedicate a lui a 360 gradi. Una grande partecipazione di pubblico, anche di atleti, insomma un migliaio provenienti anche dalla Calabria, anche dalla Lombardia, insomma è una bella cornice, non si registra spesso un bagno di folla simile, almeno dalle nostre parti. Vabbè, sicuramente Messina è un punto un po' strategico per richiamare anche gente da altre regioni, perché se fosse stato organizzato un meeting così a Catania o a Palermo sarebbe stato un po' più difficile riuscire a recuperare gente dalla Calabria, dalla Puglia. Sicuramente c'è stata una grossa partecipazione, ma perché, ripeto, l'ho già detto prima, l'organizzazione è stupenda ed è uno dei meeting più importanti della Sicilia per quanto riguarda il nuoto. Per te era un test importante in vista degli impegni successivi, insomma, ci sono peraltro dei titoli che vorrai, immagino, difendere. Sì, diciamo che questo qui è un test di passaggio, perché non è purtroppo, non ho potuto prepararlo perché giustamente gli impegni sono altri, quindi fa parte di uno step di allenamenti concordati col mio allenatore. Quindi io mi sono continuato ad allenare anche praticamente durante prima del meeting, e adesso il programma principale è il Sette Colli, che avverrà verso il 13 di giugno, e poi successivamente altri impegni che saranno a luglio, gli italiani assoluti, dove comunque devo cercare di dare il massimo nei 200 stile, che è la mia gara. Quali le aspettative? Beh, le aspettative in questa gara, soprattutto in questa gara dei 200, sono diverse. Ho vinto 5 titoli italiani assoluti, uno ha vinto un trofeo Sette Colli, l'ho portata all'Olimpiade, l'ho portata al Mondiale, quindi in questo momento sto avendo un attimino di difficoltà nel gestire la gara. Devo cercare semplicemente di mantenere un po' più alta la concentrazione e magari tenere alta la tensione fino alla fine della stagione e sperare di riuscire a fare un buon tempo.